Ciao ragazzi, nel video di oggi vi voglio far vedere qualche piccolo trucchetto che uso sulle mie bici. Gareggiando un po' in tutto il mondo, bisogna che le mie bici siano esattamente come le voglio io e secondo le mie sensazioni, e cerco di trasportare queste impostazioni, queste particolarità, questi piccoli segreti di bici in bici, così mi trovo sempre a casa, diciamo. Partiamo infatti subito con la prima. Potrebbe essere superfluo, ma vi giuro che non lo è. Prendete tutte le misure della vostra bici, ovviamente le misure principali, e segnatele su delle note sul telefono che sicuramente avrete sempre dietro. Le misure principali quali sono? Di sicuro non la larghezza del manubrio, perché quella ve la ricorderete, però interasse della bici, quindi da misura da perno a perno, corsa della forcella. Perché per esempio la corsa della forcella? Perché se mandate le sospensioni a far rifare, sfilerete gli steli e quindi porterete la forcella a far rifare da un sospensionista, e quando le rimonterete magari non vi ricordate più a che altezza lo usavate. Quindi vi basterà andare sulle note del vostro telefono, rimpostare la forcella con l'altezza che avevate prima. Un'altra misurazione utile può essere quella da perno della forcella a movimento centrale, che vi fa capire quanto è aperta, quanto è distante la ruota davanti, quindi se è troppo diversa dal normale magari è stato cambiato qualcosa sulle piastre, oppure la banalissima altezza della sella, che magari l'avete tolta e non vi ricordate più com'era prima. Stessa cosa, quindi segreto numero 2, fare la stessa identica cosa ma per le sospensioni, ovvero avere un registro dove segnate tutte le misurazioni e le pressioni delle vostre sospensioni, per poi non trovarvi spiazzati quando avete una giornata no magari. Perché per esempio vi sarà capitato di sentire veramente male la vostra bici, non capire come mai, andare a toccare i pomelli di regolazione dell'idraulica e averli tutti, magari tutti aperti, tutti chiusi, e lì dovete ritornare come vi piace a voi, ma non vi ricordate quant'erano. Allora ecco che le note tornano in vostro aiuto, rimettete le regolazioni di basse, delle alte o del ritorno come erano prima e non avete più scuse. Stessa cosa potete fare per la pressione, per il numero di token, per il libraggio della molla e queste cose qua. Quindi avere sia delle sospensioni che delle misure, una tabella o delle tabelle con tutte le vostre misure preferite, questo sicuramente vi aiuterà quando o cambiate bici oppure la vostra bici non vi sembra più la stessa. Il terzo piccolo segreto che vi porto oggi in realtà me l'ha insegnato Davide Palazzari, il mio compagno di squadra, e si tratta di mettere un po' di olio nella valvola delle gomme. Avete presente quando state facendo la pressione delle gomme, oppure più comunemente state semplicemente gonfiando o sgonfiando la gomma e non riuscite perché la valvola è bloccata? Ecco, lì questo trucchetto vi verrà in vostro aiuto. Praticamente la prima volta che cambierete gomma mettete un po' di olio all'interno della valvola, così il liquido avrà possibilità di scivolare all'interno della valvola e non si bloccherà tappandola. Basta prendere un po' di olio di lubrificazione, spararlo all'interno della valvola, così per un bel po' di tempo la vostra valvola non sarà più bloccata. Prego. Io nella mia carriera ho quasi sempre usato freni formula, mi sono sempre trovato bene, specialmente ancora di più quando sono usciti i Cura e i Cura 4. L'unico neo che mi sento di dire è che non abbiamo una regolazione manuale per la distanza delle leve, quindi ci toccherà ogni volta prendere una brugola da 2, una chiave esagonale da 2, e regolarlo con la chiave. Quando però si sta girando oppure si è abbastanza di corsa e bisogna fare una regolazione al volo, questo trucchetto secondo me vi servirà molto. Ho imparato da buon Bruno Zanchi a tenere sempre una brugolina da 2 nella gomma di fine battuta della doppia piastra. Questo ci tornerà sicuramente utile quando dobbiamo fare una regolazione di fino e abbiamo veramente poco tempo. Il quinto segreto in realtà è un'impostazione un po' personale che uso io sulle mie bici. Praticamente tengo le piastre veramente molto infilate
all'interno della forcella. In pratica la distanza tra parapolvere e piastra inferiore la tengo sempre al minimo consentito. Questo mi permette di avere l'angolo un po' più chiuso e avere una bici che gira molto meglio nelle curve strette. Inoltre uso delle piastre sia in questa bici qua che in quella da enduro, le piastre più arretrate possibile. Ci sono varie misure, vari offset di queste piastre e io scelgo sempre quelle più arretrate perché mi permette di avere una bici molto più reattiva nei cambi di direzione e nelle curve strette, e in generale la sento molto più mia, ecco. Soprattutto ora che ormai tutti abbiamo le 29 di ruote, e con questa cosa qua mi permette di avere una bici comunque molto reattiva. Detto questo, ecco i miei piccoli segreti che uso sulle mie bici, un po' su tutte. E spero che questo vi possa essere d'aiuto. Se voi ne avete altri, fatemelo sapere. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!